Ma voi sapete cosa sono gli scones? Semplice, una preparazione, un impasto, principalmente dolce, tipico della Scozia, ma oggi lo facciamo in versione salata con spinaci. Iniziamo. Primo passaggio, ragazzi, prendere la farina, il lievito e il burro molto freddo, frullare in un mixer fino ad avere un composto sabbioso che renderà la consistenza perfetta per i nostri scones. In un secondo momento andremo ad aggiungere tutti gli altri ingredienti, quindi gli spinaci precedentemente bolliti che daranno un pochino di umidità all'impasto, l'uovo, il latte e la noce moscata per dare un profumo fantastico. A quel punto stendiamo l'impasto, coppiamo e andiamo in forno finché gli scones saranno pronti. L'impasto è molto simile a quello di un crumble salato perché è bello morbido, friabile, ma appena lo tocchi si compatta. Lo stendiamo aiutandoci con poca farina, creiamo dei dischetti dal diametro di circa 6 cm e andiamo in teglia. Ragazzi, siamo pronti per infornare perché non c'è attesa. Lievito istantaneo, subito in forno, 15 minuti, 180 gradi, forno statico. Andiamo. Voilà! Con un sacco di spinaci pronti, ragazzi, ora non ci resta che tagliarli in due, farcirli con prosciutto cotto e formaggio, o comunque con quello che preferite, e assaggiarli. Dai! Sbizzarritevi con le farciture, ragazzi. Quello che preferite mettete all'interno dei vostri scones. In questo caso io ho scelto di mettere gran cotto insieme della scamorza bianca, che secondo me sono un abbinamento perfetto e super veloce, soprattutto per una merenda. Ragazzi, non voglio essere banale, ma sono veramente belli questi scones, veloci da preparare perché non hanno lievitazione, colorati, profumati, li potete farcire come meglio credete e preferite. Soprattutto li potete mangiare in ogni momento, possono essere un antipasto, un aperitivo, una merenda, insomma, quando vi pare e piace. Io li assaggio ora perché ho fame. Buoni, buoni, buoni! Provate a rifarli, raga, perché sono pazzeschi. Si sente lo spinacio e potrebbe anche essere un'ottima soluzione per far mangiare le verdure ai più piccoli. Quindi questi sono la vita, ragazzi. Provate a rifarli. Ciao!